Allora, ciao Alberto, siamo nella stazione di Pescara Centrale, che cosa sta succedendo? Riguardo a questo progetto è fatto da questi giovani curatori Inchiostro, Zoe, che hanno deciso di fare vari eventi in varie stazioni d'Italia. Io concludo una tappa di 5, 6, 7 stazioni con questa video installazione. Questa video proiezione, video che ho fatto, animato delle mie pitture, è nato da un'idea di una mia amica cantante, Eder Nova, molto famosa in America, che ha fatto la sua ultima tappa europea di 30 date con la scenografia dei miei quadri animati. Quindi abbiamo lavorato un paio di anni con un bravissimo time machine Colin Payen di Londra, che sono simili alla Pixar per l'animazione, è molto complicato farli. Abbiamo preso immagini dei miei quadri e gli abbiamo messo la vita e la musica dentro. È un nuovo esperimento sognando di trovare la quarta, la quinta, la sesta dimensione, queste realtà parallele che non vediamo mai. Speriamo di parlare con un Dio quantico anche attraverso il cinema e l'immagine. Quindi, diciamo, con questo video, con questa tua nuova, diciamo, esperienza artistica, cosa c'è più? Questa quarta dimensione, terza Quarta dimensione? dimensione, sì, provo a parlare con un altro pubblico, provo a fare delle mostre soltanto portandomi una USB senza trasportare 40 quadri Con la crisi si e sente? entrare dentro i computer, dentro i televisori, il cinema, la bellezza. Io sono pazzo per Antonioni, l'avventura dei film, ma ho citato questo perché ce ne sono milioni. Quanto hanno rappresentato la bellezza sia dell'uomo oppure dell'immondizia che creiamo. Niente, il film, il video è un'arte elevata, la musica non la saprei mai fare, ma insomma ci proviamo anche con un'altra forma di arte, anche perché tutti i giorni sempre la pittura da 25 anni, la fissazione sul bidimensionale, rappresentare lo spazio nella bidimensione è molto difficile e quindi stiamo provando altre strade per rappresentare proprio la mia ricerca sulle dimensioni parallele che esistono, l'antimateria, il bosone di Higgs. È dura per svelare l'esistenza, creare l'esistenza di Dio in una formula scientifica. Ci proviamo, siamo dei monaci ossessionati a queste cose, a questa ricerca. È una Che dottrina, dura da anni poi questa tua ricerca, è che una preghiera. ti ha caratterizzato È questa una dottrina, è una ricerca? preghiera che alla fine ha dato buoni risultati, Dimitri. Tanti anni di difficoltà, tanti alti e bassi, finalmente incomincia il mio lavoro a divulgarsi. Però ti hanno anche apprezzato a livello Sì, mondiale e la mia filosofia per sta questa essere, tua essendo capita ricerca. a livello internazionale, infatti quasi sono più conosciuto più all'estero che qui in Italia, ma non, sembra che non succede mai niente. Dobbiamo il giorno dopo, domani, di lavorare tantissimo e credere di arrivare lì su. Ecco, l'arte e la realtà, il treno in partenza, annunciato Sì, dall'annuncio questa sonoro. ragazzi, Davide Boselli e Claudia, sono stati molto bravi a inventarsi questa idea, coinvolgendo le stazioni italiane, delle Ferrovie dello Stato, Trenitalia, anche avendo difficoltà enormi, anche Sì. burocratiche, tecniche, però gli ha fatto una bella palestra per le prossime eventi. Io gli ho consigliato una bellissima idea, ma le prossime cose fatele anche in musei, in gallerie, dove la gente è più Sì, preparata a sì. comunicare con voi, perché è una bella idea, ma andateci piano piano, insomma. Sì. Ma siamo qui, siamo presenti, siamo contenti, i passeggeri potranno vedere questi 8 minuti di video molto particolari, quindi Sono benvenuti. un viaggio nel viaggio, possiamo Sì, dire, questo video. esatto, molto spaziale, molto onirico, il nostro sogno dalla nostra sinapsi. Arrivare fino al buco nero, al cosmo, a chi ci ha creato, alla fisica dell'astronomia. Non è facile, richiede dedizione, richiede tempo, e una forte concentrazione. Nei miei lavori si percepisce questa spiritualità, questa matematica, che porta a cinetismi sensoriali, no? Diciamo, vedendo un'opera, optical, sentendo dei suoni, si può arrivare lì dove non ci si arriva di norma. Ok, grazie Alberto, in bocca al lupo. Prego, grazie a Ciao, te ciao, Dimitri, ciao, ciao. grazie a te.
Allora, siamo con i responsabili di progetto, progetto Inchiostro, l'arte che incontra la stazione o la stazione che incontra l'arte. Iniziamo. Esattamente, perché Inchiostro de Partur è un festival itinerante di arte contemporanea in collaborazione con Centro Stazione SPA, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e numerose altre istituzioni culturali italiane. E si avvale di un principio di diffusione liquida, quindi vuol dire che è mosso da questa ambizione, cioè portare l'arte contemporanea in giro per l'Italia, e accade all'interno delle stazioni, quindi va incontro al pubblico, ai nuovi pubblici delle stazioni, andando incontro a tutti. Finora abbiamo iniziato a Milano il 28 di aprile, quindi qualche giorno prima di Expo, poi ci siamo spostati a Trieste, a Siena, a Roma, ora siamo a Pescara e l'ultima tappa sarà a Napoli ad ottobre. Nelle prime tappe del festival il nostro desiderio era quello di far conoscere al pubblico, di creare un'interazione, una relazione tra le persone e dei giovani artisti emergenti, mentre a Roma e a Napoli porteremo attraverso un sistema di narrazioni da museo a stazione delle opere museali appartenenti alle collezioni permanenti del Museo Maxi per quanto riguarda Roma e del Maglio per quanto riguarda Napoli, a contatto appunto con la gente. Qui a Pescara desideravamo omaggiare il grande Alberto Di Fabio, abruzzese di nascita. Tra l'altro anche abruzzese. Esatto, abruzzese di nascita e cosmopolita per vocazione, per cercare di... Allora, cosa non ha detto Claudia? Ci sarà qualcosa che non ha detto? Non ha detto che noi siamo una startup, ma siamo una no profit e quindi non perseguiamo un utile attraverso questa operazione che stiamo facendo, è completamente autofinanziata da noi e siamo ben orgogliosi chiaramente di averlo potuto fare, la nostra prima grande esperienza in Italia, speriamo di poterla replicare altrove, magari anche l'anno prossimo. Come mai la scelta delle stazioni? Le stazioni perché per noi sono veramente un epicentro molto interessante dove poter sviluppare politiche di interazione tra pubblico, non pubblico e arte. E quindi lavorando anche in quello che possiamo definire una sorta di audience development museale per far conoscere i musei all'interno delle stazioni, chiaro che si ha uno spaccato completamente preciso di quello che è la vera realtà sociale che ci caratterizza, e quindi riusciamo anche ad analizzare quelle che sono politiche di comportamento e soprattutto di gradimento, no? E soprattutto anche di conoscenza dell'arte stessa. E poi anche perché le stazioni sono dei luoghi liquidi, no? Di passaggio, di cinesi, di mobilità, quindi ci sembravano degli ottimi avamposti per creare dei presidi di arte e cultura e lasciare che da lì si diffondessero all'interno di un territorio tra la gente in Italia. Ok. Un episodio per chiudere particolare di questa esperienza con il pubblico? Beh, le esperienze più interessanti arrivano sempre dalle categorie sociali che non si conoscono, ad esempio a Trieste, appunto, come ti avevo modo di dire prima, degli homeless che abitavano la stazione sono venuti un po' pavidi al termine della nostra installazione a darci quella che è l'esatta esegesi, l'esatta ecfrasis proprio dell'opera, e quindi chi ha detto che l'arte è solo esclusivamente un circuito elitario? Noi che siamo stati in stazione da ormai quasi più di 2 mesi e mezzo possiamo dire che siamo riusciti nel nostro intento, ovvero quello di cercare di stimolare una sorta di sensibilità che ai più potrebbe sembrare anche un po' elitaria, mentre invece non lo è assolutamente. Ok ragazzi, grazie. Grazie a te.